I giovani vanno presi sul serio. Mi sembra che siamo concordati da una cultura che, se da una parte idolatra la giovinezza, cercando di non farla passare mai, dall'altra esclude tanti giovani dell'essere protagonisti. È la filosofia del trucco, no? Le persone crescono e cercano di truccarsi per sembrare più giovani, ma ai giovani non li lascia crescere. Questo è molto comune, perché? Perché non si lascia interpellare. Voi create una cultura nuova, ma state attenti, questa cultura non può essere sradicata. Un passo avanti, ma guarda le radici, ma non torni alle radici perché finirai sotterrato, ma un passo avanti, ma sempre con le radici, no? E le radici, e questo perdonatemi, ma lo porto nel cuore, le radici sono i vecchi, sono i bravi vecchi, Le radici sono i nonni, le radici sono quelli che hanno vissuto la vita e che questa cultura dello scarto li scarta, non servono, li manda fuori. I vecchi hanno questo carisma di portare le radici. Parlate con i vecchi. Ma cosa dirò? Prova. Ricordo a Buenos Aires una volta, parlando con i giovani, ho detto, ma perché non andate a una casa del riposo a suonare la chitarra agli anziani che sono lì? Oh, padre, andate. Un'oretta soltanto. Più di 2 ore. Non volevano uscire. Perché i vecchi che erano così, hanno sentito la chitarra, e si sono svegliati, e hanno cominciato quello che vuoi. E i giovani avevano sentito cose che toccava dentro. Hanno preso questa saggezza e sono andati avanti.